Musica classica, cantine d'autore e prodotti toscani a chilometro zero. Questi gli ingredienti eccellenti del Festival Melodia del Vino, che si tiene in alcune tra le più prestigiose tenute della Toscana, dal 26 giugno al 6 luglio. Così nel pieno dell'estate la musica sarà scandita nelle campagne del Chianti Classiche, non solo a partire dalla cantina Antinori di Bargino, a San Casciano Val di Pesa, che ospiterà la data inaugurale del festival, con il concerto del pianista Marc Laforêt e di Sergei Krylov, uno dei più grandi violinisti al mondo. E quest'anno sarà una combinazione ancora delle tre più belle cose della vita: architettura, musica e vino. E noi che abbiamo voluto creare è veramente un viaggio musicale tra vini, colori e paesaggi della Toscana. Credo che la collaborazione con il maestro Laforêt e con Michel Gottlieb ci dia proprio la possibilità di riesaminare, ripercorrere le bellezze del nostro territorio in una chiave nuova, che è quella del collegamento tra le bellezze delle strutture architettoniche delle nostre cantine, l'offerta musicale e dei prodotti locali come il vino, che è un'eccellenza che ci riconoscono in tutto il mondo. Un vero e proprio itinerario nei luoghi principe del vino toscano, che sarà esaltato dalle note della musica nelle tenute delle grandi famiglie produttrici come gli Zonin e i Panerai, concerti che si terranno nella cantina Petra di Suvereto, nel Grossetano, ancora a Castello Banfi a Montalcino, nel Regno del Brunello. Tra gli artisti che si esibiranno nella quarta edizione di Melodia del Vino ci saranno tra gli altri la pianista Susan Manoff e l'Orchestra dei Musici di Parma. Abbiamo 20 artisti di 6 nazionalità differenti, artisti molto famosi come Krylov, ma anche giovani talenti che saranno gli artisti di domani, come Radulovic, che ha vinto le Victoires de la Musique quest'anno in Francia. E abbiamo 6 nazionalità quest'anno di artisti, e Melodia del Vino diventa anni dopo anni più internazionali. Bisogna ammettere che l'unico senso che non è coinvolto nella degustazione del vino è l'udito, e non a caso quindi la musica entra in maniera anche prepotente. Se noi pensiamo che in Toscana c'è chi addirittura fa crescere le viti grazie alla musica, ritenendo che questo sia un beneficio, pensiamo proprio quindi che la musica abbia un ruolo importante. Non mancheranno poi le degustazioni dei vini delle aziende che ospitano il festival e prodotti tipici a chilometro zero, come il pane del Consorzio Toscano. Gran finale poi all'Isola d'Elba il 6 luglio a Villa San Martino a Portoferraio, un'iniziativa che rientra nelle celebrazioni per lo sbarco di Napoleone.